Epitteto. Epitteto 50, 55, 120, 130 d.C. Filosofo esponente dello stoicismo di epoca romana, in Il Manuale dice: Uno è padrone di un altro quando ha in poter suo ciò che gli vuole o non vuole, sì da poterglielo dare o portar via. Chi dunque vuole essere libero, non voglia e non fugga il potere altrui, se no è fatale che sia servo. Commento. Epitteto, figlio di genitori entrambi schiavi e schiavo lui stesso per molti anni, sconta l'oscurità di gran parte della sua vita nella sua filosofia eminentemente pratica. In ossequio alla legge, la sua vita doveva portarlo dalla schiavitù alla libertà della sua mente.